Anche se per via del suo nome e del suo costume, Bunnyman in realtà non è un supereroe. La storia di questo misterioso e losco personaggio è catalogabile nell'archivio dei miti e delle leggende metropolitane. La figura di Bunnyman trova riscontri nella realtà ed è per questo motivo che non viene catalogata come una creepypasta. In questo video andremo ad esaminare la sua storia e quali siano i motivi per cui le persone stiano ancora cercando di trovare la verità sul suo conto. Lo sfondo della leggenda ufficiale è ambientata nella contea di Fairfax, in Virginia. Infatti, in questo posto, intorno ai primi del Novecento, fu costruito un manicomio. La gente del posto, però, non era felice di ospitare nel loro paese quella struttura, poiché non solo l'idea di viverci accanto non era delle migliori, ma danneggiava anche l'economia e la reputazione della contea. Nel manicomio venivano ospitate persone di diverse fattispecie, dai criminali ai malati di mente. Dopo anni di proteste, battaglie e varie manifestazioni, l'istituzione fu chiusa per sempre. Durante il 1904 tutti i pazienti furono trasferiti con un autobus in un'altra struttura che li avrebbe ospitati. Ma durante il tragitto, l'autobus che trasportava i pazienti sbandò contro un albero. Nell'impatto alcuni passeggeri persero la vita. Altri invece riuscirono a sopravvivere e fuggire nei boschi circostanti. Iniziarono così le ricerche e poche ore dopo l'incidente quasi tutti furono ritrovati, eccetto Douglas Griffon e Marcus Lowster. Passarono i giorni, poi le settimane, ma dei due nessuna traccia. Un giorno una squadra di agenti addetta alle ricerche dei due sopravvissuti trovò lungo un fitto e umido sentiero delle carcasse di piccoli animali. Si trattava di conigli e addirittura alcune erano state appese a degli alberi. La cosa che destò più sospetti fu il fatto che gli animali erano stati mangiati per metà e gli indizi riconducevano i due pazienti scomparsi. Proseguendo lungo il percorso, le autorità si imbatterono in prossimità di un tunnel al di sotto di un ponte che ospitava e che ospita tutt'oggi i binari di una ferrovia. E quello che videro fu ancora più inquietante. Il corpo di uno dei fuggitivi, Marcus Lowster, era stato appeso sotto il tunnel. Avvicinandosi trovarono una nota attaccata sul piede del cadavere che recitava testuali parole: «Non mi troverai mai, non importa quanto tu ci provi». Firmato The Bunnyman. Non sorprende che quel ponte sia stato etichettato con il nome di Bunnyman Bridge ed esista realmente nella contea di Fairfax. Però a quanto pare, perlustrando la zona con Street View e passando per quella stradina che nel tempo è stata ormai asfaltata, neanche l'omino di Google vuole attraversarla. Alcuni ritengono e credono tutt'oggi che chiunque attraversi il tunnel, soprattutto dopo la mezzanotte, Bunnyman lo afferri e lo impicchi, proprio come molti anni fa fece con il suo compagno Marcus. Durante gli anni sono stati segnalati strani avvistamenti e morti sospette accadute proprio nelle vicinanze del ponte maledetto di Bunnyman. Una di queste è quella di una giovane ragazza che, mentre stava percorrendo il sentiero, passò sotto il ponte e fu maledetta. Al suo rientro a casa, presa da un raptus di follia, uccise i suoi genitori, trascinando i loro corpi nei boschi dove li appese proprio sotto il ponte e alla fine si tolse la vita. Un altro tragico evento risale al 1943, quando tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, decisero di passare la notte di Halloween sotto quel ponte. Ebbene, i loro corpi furono ritrovati appesi e interamente squarciati. Anche in quel caso, una nota, attaccata a ciascuno dei loro piedi, recitava: «Non catturerai mai l'uomo coniglio». Un evento ancora più recente ha avuto luogo nel 2001, quando sei studenti e la loro guida, dopo aver sentito parlare delle macabre vicende avvenute in prossimità di quel ponte, decisero di perlustrarne l'area. Durante le perlustrazioni, trovarono membra di conigli mutilati, udirono strani rumori e videro delle strane figure.
prima che fosse troppo tardi, abbandonarono l'area. Come tante altre leggende metropolitane che originano da storie verosimili, anche in questa troviamo un fondo di verità. Nel 1970 sono stati documentati due casi in cui un uomo vestito da coniglio importunava le persone e compiva azioni a dir poco strane. Una notte, una giovane coppia, per condividere un po' di intimità, si era appartata in auto nei pressi del bosco. Ad un certo punto, un uomo travestito da bianconiglio iniziò ad insultarli e lanciò loro un'accetta direttamente sulla loro automobile, che ruppe il finestrino. Fortunatamente nessuno dei due riportò ferite. La coppia conservò l'accetta come ricordo e la montarono sulla loro auto, ai fini di non dimenticare mai quella notte da brividi. Persino i giornali parlarono della vicenda. Un paio di settimane più tardi, una guardia di sicurezza che lavorava per una società di costruzioni dichiarò di aver visto un uomo, travestito da coniglio, che si aggirava nei pressi di una casa di recente costruzione. Questi stava distruggendo il portico con una... Basti pensare al bestseller del 2001 Donnie Darko, che vede come protagonista un adolescente affetto da disturbi comportamentali che, dopo essere miracolosamente sopravvissuto ad un incidente mortale, ha strane visioni di un uomo travestito da coniglio che lo spinge a commettere diversi crimini inquietanti. Ma anche la trilogia Bunnyman, di cui avete visto diversi spezzoni durante il video, andata in onta dal 2011 al 2017, che vede come protagonista un pazzo criminale anch'esso travestito da coniglio. In conclusione, possiamo affermare che questa non è altro che una leggenda metropolitana, seppur per via di riscontri nella realtà, fa riflettere e intimorisce ancora, soprattutto la notte di Halloween, intere generazioni. Bene ragazzi, credo che molti di voi avranno riconosciuto che la voce all'interno del video non era la mia, ma era quella del canale Horror Maniaci. Sicuramente qualcuno di voi già la conoscerà, ma per quelli che non lo conoscono trovate il link in descrizione, andate a dargli un'occhiata. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link a tutte le magliette, le t-shirt, le canotte che indosso all'interno dei miei video, che acquisto sul sito di Tostadora, e inserendo il codice TheZapper otterrete il 15% di sconto su almeno 2 articoli tra tutti quelli presenti sul sito. Ricordate inoltre di farmi sapere nei commenti
cosa ne pensate di questa leggenda metropolitana, storia dell'orrore, che è stata raccontata appunto con la voce di Horror Maniaci, e se volete delle altre collaborazioni con questo canale. Penso quindi che anche per oggi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video sta di vostro gradimento lasciatemi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete le preferite, e noi ci vediamo domani con un nuovo video.